Questa è la storia di due uomini e di una città, trascinati nel turbine della guerra del 1812 fra gli Stati Uniti d'America e l'Inghilterra. Uno dei due uomini era un americano, Stephen Rudell. L'altro era Tikom, capo indiano, che esercitava il potere dal villaggio di Tippecanoe, capitale di tutte le tribù Shioni. Già da tempo si sentiva nell'aria odore di polvere, quando una zattera con un carico di sale imbarcato a Vincennes, capitale dell'Indiana, risaliva la corrente del fiume Wabash diretta a Tippecanoe. Maledizione, le zanzare sono grosse come galline da queste parti. Se sbagli il colpo ti porti via la testa con quelle sventole. È tutto per gli indiani. È colpa loro se dobbiamo fare questa corvée. Quando vendono la terra al nostro governatore, perché non accettano dei soldi invece di sale, come gente civile? Hai mai provato a salare la carne per l'inverno con i soldi? Beh, potrebbero sempre. Fuoco voi altri, in modo che non ci sparino addosso. Voi quattro, venite con me. Prendete le pelli e ora ce ne torniamo a Vincennes. Speriamo che quegli stramaledetti scioni siano a fare questa volta, eh? Gli argomenti della prossima predica del profeta saranno gli Stati Uniti e il mancato pagamento della terra che hanno comprato. Eccoli gli americani. Mandano a saccheggiare le nostre tagliole per toglierci anche il commercio delle pellicce. Danno whisky alle tribù dei Wyandot, dai Miami, ai Potawatomi, per ubriacarne i capi e far loro firmare quello che vogliono. E adesso non ci mandano il sale che ci devono. Così la carne marcirà e noi non sapremo che mangiare quest'inverno. Impugniamo l'ascia di guerra e facciamola finita. Io sono il profeta delle tribù Shoni ed ho parlato. Decidete. Mio fratello, il profeta, ha detto dure parole contro i nostri amici, gli americani. È strano che noi si debba essere nati dalla stessa madre. Tu non sai fare che una cosa.
Dipingerti il viso coi colori di guerra e impugnare l'ascia. L'ascia è più utile di tutte le tue parole. Le mie parole sono sempre nell'interesse delle tribù. Io andrò a Vincent e chiederò al governatore che ne è del nostro sale. Per sentirti dire delle altre menzogne? Va pure da Harrison con le tue parole. Io ci andrò, ma con l'ascia di guerra. Profeta, tu sei mio fratello, ma io sono il capo. E se oserai fare un gesto prima che io abbia parlato con il governatore, proverai la mia collera. E questo vale per chiunque oserà impugnare l'ascia a mia insaputa. Tutto quello che ha detto il profeta è vero, governatore. Io voglio la pace con gli Stati Uniti, ma non potrò tenere a freno mio fratello e i suoi seguaci se si verificano queste cose. Tecumseh, anch'io voglio la pace. Ma non capisci che sono gli inglesi che cercano di mettere la discordia fra di noi? Non potrò mai dimostrarlo a mio fratello. Lei mi dice che manderà un altro carico di sale, ma lui ha già formato una banda di armati. Se ucciderà anche un solo colono... Alla casa di Smith. Governatore, gli indiani hanno attaccato, venga subito. Banda di mio fratello. L'incendio è dalla parte opposta del paese. Non si vede niente. Ah, non ci tengo affatto a vedere io. Lì dentro, prendetelo. Francamente non capisco che scopo possa aver avuto tuo fratello. Perché ha incendiato questa casa isolata? Se conosco bene mio fratello, deve esserci qualche altra cosa sotto, governatore. Governatore, governatore! Gli indiani hanno saccheggiato i magazzini della ditta Marshall. E hanno rubato il sale. Hanno portato via tutto quello che c'era. Era uno stratagemma per distrarre la nostra attenzione. Speriamo che non ci siano morti. Mentre lei parla con questo selvaggio, i suoi uomini fanno man bassa. Ma via, andiamo. Che dici, Parker? Noi sappiamo tutti che Tecumseh è il nostro amico e non c'entra affatto in questa faccenda. Grazie, Shen. Però la casa di Smith è stata distrutta, i magazzini di Marshall saccheggiati. Se questi selvaggi hanno il coraggio di entrare in paese... Signori, vogliamo andare a discutere nel mio ufficio? Da lungo tempo io e Tecumseh stiamo cercando di trovare un punto d'accordo fra gli Stati Uniti e tutte le tribù indiane. Immagino che vi farà piacere sapere che sono in corso trattative per comprare da loro altre zone di terra, zone scelte in modo che sia possibile costruirvi dei forti se sarà necessario. Questa è una buona notizia. Per il momento stiamo trattando solo con le Kishkopo della stirpe degli Shoni. Poi tratteremo con gli altri. È inutile che vi dica che queste notizie sono riservate. Io ve l'ho detto solo perché qualcuno di voi non faccia cose che possano compromettere le trattative. Voi capite, vero? Per qualsiasi cosa, governatore, conti su di noi. Grazie. Se vuoi pace, selvaggio, tieni tuo fratello lontano da qui. Non farci caso, è il sangue caldo, ma è un brav'uomo. Come io farò con mio fratello, così voi dovrete tenere a freno i vostri. Vieni da noi stasera, la cucina di Laura ti farà dimenticare Maria. Grazie, Shen, senz'altro. Bravo, lo dirò a Laura. Arrivederla, governatore. Mio fratello sarà punito per quello che ha fatto oggi. Non si potrebbe tentare di convincere il profeta con le buone e farlo diventare un amico degli Stati Uniti? Quando mio fratello era giovane, in uno scontro con gli americani perse un occhio. Non credo che lo potrà mai dimenticare. Va bene, Tecumseh, pensaci tu. Ti farò dare la farina secondo l'accordo che abbiamo firmato poco fa. Quando riusciremo a sentirci amici senza avere firmato pezzi di carta, allora la pace sarà sicura. Non sono le carte che si firmano che contano.
ma ciò che sentiamo qui. Arrivederla, governatore. Addio, Tecumseh. Beh, ha sentito? Ha fatto bene a non venire all'incendio. Ho pensato che è meglio che nessuno sappia che sono qui finché non sarà il momento. Credo che sia più igienico per me. Molto. Io l'ho fatta chiamare qui, Rudel, perché ho una grandissima stima della sua capacità. E visto che i maggiorenti erano qui, mi è venuto in mente di dire a loro la faccenda dei terreni senza fare un'altra riunione. Hanno avvocato all'amo. È stato bene dirglielo incidentalmente. Io ormai ho fatto tutto quello che potevo fare, Rudel. Aspetta lei fare il resto. Bisogna trovare il bandolo della matassa. Lei mi ha detto che sebbene il sale fosse stato mandato segretamente, gli inglesi l'hanno saputo. Se adesso faranno qualcosa contro Kishpoko, vorrà dire che fra i maggiorenti c'è una spia e sarà già un passo avanti. Ah. Lei è stato lontano da Vincent parecchio tempo. Ci sono molte facce nuove. È cambiato tutto. Ma gli indiani non cambiano. Io sono cresciuto con la famiglia di Tecumseh del profeta. Conosco gli indiani, governatore. Se il profeta è veramente legato con gli inglesi, gli forzeremo la mano. Come prima cosa, andrò al villaggio di Kishpoko ad avvertire Nuvola Rossa. Tornerò appena mi sarà possibile. È bene che esca dalla porta posteriore. Papà, era ora che tu tornassi in negozio. Non ti vergogni alla tua età a correre così a vedere gli incendi? Oh, Laura, non essere tanto severa col vecchio genitore. Beh, mi avete portato delle altre pelli? Bene, bene. Il prezzo delle pelli è aumentato a New York e a Boston. Ah, c'è male, no? Discrete. Non ti fare prendere per il collo. Venite di là che parliamo del prezzo. Ah, Laura, abbiamo un ospite stasera a cena. Un ospite? E me lo dici solo adesso? Oh, papà, come vuoi che faccia a preparare un pranzo decente a quest'ora? Verrà verso le 7:30. E ti consti. L'avete distrutta? Fatta saltare. Il sale si è sciolto nel fiume. Non c'è rimasto un grano. Bene, molto bene. Papà, un certo signor Bancroft vuole parlarti. Ma digli che ho da fare, che... Oh, signor Bancroft, s'accomodi, s'accomodi. Tu va pure a casa a preparare il pranzo, eh? Va bene, ma non tardare. Buongiorno, generale. Riposo, riposo, non sono in divisa. Chi è la ragazza? È mia figlia Laura. Non sa niente mia figlia e ho creduto più prudente non dirglielo. Come mai in territorio americano, generale? Il controspionaggio americano controlla tutta la zona, compresa fra qui e il Canada. Sono venuto io per non affidare ad altri una missione così delicata. Che viaggio lungo. La distanza è la nostra debolezza, ma noi la trasformeremo in forza. McGregor, lei ha una carta esatta del territorio dell'Indiana? Sì, signore. Ho rilevato con gran cura tutta la zona che può interessarci. Ci possiamo marcare anche gli alberi, se vuole. Come no? Potrebbe servirci. Un convoglio di carri carichi di truppe è partito da Fort Mountain. Ormai deve essere vicino. Ha mandato qui dei soldati inglesi prima della dichiarazione di guerra. Solo degli artiglieri. Il convoglio è quasi tutto di cannoni. Li piazzeremo sulle colline che dominano la sola strada che porta a Vincennes. Secondo me, Vincennes sarà il centro di smistamento delle truppe americane in caso di guerra. Ma è azzardato, generale. Sì, ma è necessario, è fattibile. Il convoglio guidato da indiani passerà per sentieri di campagna che gli americani non praticano. Se il piano riesce, generale, i nostri cannoni schiacceranno le truppe americane prima che entrino nel Canada. Deve riuscire, capitano. Il re è fermamente deciso a vincerla la guerra. Appena piazzati i cannoni, bisognerà nasconderli. E le armi che abbiamo promesso agli indiani? Sono nel convoglio. Gli americani non dormono, generale. Stanno trattando con le tribù indiane l'acquisto di altra terra. Vogliono costruire una catena di forti da qui alla frontiera. Queste trattative dovranno fallire. I forti manderebbero a monte il nostro progetto.
Tieni. Voglio che il profeta vada ad attaccare immediatamente il villaggio di Kishpoko. E se sarà necessario, uccida Nuvola Rossa perché le rimanenti tribù desistano dall'idea di vendere altra terra agli Stati Uniti. Sì, signore. Le piazzole per i cannoni saranno pronte al momento in cui il convoglio arriverà. Auguri, generale. Grazie, capitano. Dunque, diamo un'altra occhiata a questa carta. Mi faccia vedere bene dove passa la strada. Allora è stato tuo fratello il profeta che ha combinato questo guaio oggi. Tecumseh, noi ci conosciamo sin da bambini. Tu sai bene le nostre usanze e ti sembrano buone, non è vero? Le scuole, la religione, il modo di costruire le case sono cose buone. Allora perché gli altri capi non le capiscono? Spiegami. Ci vorranno molte lune. Molte lune. Tra il nostro popolo e il popolo americano c'è la distanza di molte migliaia d'anni di civiltà. Come fra noi due, Laura. Fra noi non c'è questa distanza. Tu credi che sarebbe diverso se io vivessi come un bianco, abbandonando il costume? Io sarei sempre un indiano per la tua gente. Laura, tu sai quali sentimenti io abbia per te. Ma solo un miracolo potrebbe darmi il diritto di confessarti. Ah, scusami il ritardo, cara. Pare impossibile, ma quando ci sono ospiti capita sempre qualche cliente all'ultimo momento. Scusami, Tecumseh. Ma per carità. Papà, c'è stato il profeta che ha dato fuoco alla casa di Smith. E Tecumseh ha detto che lo punirà. E che gli farai? Lo bandirò da Tippecanoe, così imparerà a rispettare la volontà del suo capo. Capisco. Però mi sembra un provvedimento severo. In fondo non ha tutti i torti. Ma come, papà? Ti metti a difendere il profeta? Pensa che potrebbe essere capitato a noi? Sì, sì, cara, hai ragione. Solo un uomo sarebbe capace di mettere le cose a posto. Solo Steve Rudell. Steve Rudell? Ma forse le nostre beghe ormai hanno perso interesse per lui. Tutto quello che è qui ha perso interesse per lui. Nuvola Rossa, il profeta sta venendo qui. Vuole uccidervi e mettere a fuoco il villaggio. Dobbiamo distruggere subito il ponte sul precipizio. Così il villaggio rimarrà isolato. Come farà mia gente? Ve l'abbiamo già costruito una volta e ve lo costruiremo una seconda. Porta i tuoi guerrieri al ponte che io intanto metto la carica. Oh, via! Thank you.
Giacaré! Giacaré! Manda ad avvisare a tutte le tribù del territorio che stiano bene in guardia, perché il profeta attaccherà ancora. Finché il profeta non sarà vinto, non ci potrà essere pace qui. Di pure che il grande padre di Washington pensa a loro e li protegge. Tu parli con bocca di verità, così sarà fatto. Il compito è quello di ristabilire il buon accordo fra noi e gli indiani. Il profeta conduce una campagna di terrore fra le tribù per costringerle a passare con gli inglesi. E che posso fare? Io non vedo mio fratello dal giorno dell'incendio. Lui non dimentica. Per creare altri guai, eh? Sono venuto qui per impedire a te di farli. Tu hai finito di fare prepotenze. Tu non sei più il nostro capo. D'ora in poi gli scioni obbediranno a me. Sono io il capo. Con che diritto? Con quello del più forte. A meno che non dimostri di essere più forte tu. Vuoi batterti con tuo fratello? Non c'è altro modo di risolvere la questione. Lui ha sempre aspirato a essere il capo. Gli ne darò l'occasione. E quando sarò io il capo, tu morrai. La tribù assisterà al nostro combattimento. Tecumseh, tu sei l'unico che possa ristabilire la pace in questo territorio. Se tu... Non c'è altra via, Steve. Preparati. Thank you.
uccidere mio fratello. Sei convinto che io sono il capo, ma tu volevi uccidermi, non ci può più essere affetto fra noi. Lascerai Tippecanoe per non più tornarci. Non potrai più andare a caccia nei territori degli Shioni. Quelli di voi che vogliono seguire mio fratello possono farlo. Prendano la roba e vadano. Tu sei un pazzo, Tecumseh. Mi dovevi ammazzare. Sin da bambino l'ho sempre difeso e protetto. Come potevo ucciderlo? Hai ragione. Dopo questa sera si butterà completamente in braccio agli inglesi. Incomincerà a fare opera di propaganda in tutto il territorio dell'Indiana. E noi lo combatteremo con le sue stesse armi. Eppure ci deve essere un modo per dimostrare alle tribù che gli Stati Uniti vogliono essere loro amici. C'è, infatti. Ti ricordi che ne parlavamo da bambini? Il tuo sogno di fare di Tippecanoe una città come quelle abitate da noi bianchi? Il sogno che ho sempre accarezzato. E perché non lo realizziamo? Una città con delle vere case, una scuola, una chiesa, strade e giardini pubblici. Ma è possibile. Certo, con l'aiuto del governatore. Sarebbe la prova più evidente che i bianchi e gli indiani possono vivere insieme. E allora, forse potrei chiedere a Laura se mi vuole sposare. Dì alla tua gente che il materiale e gli uomini necessari saranno qui fra 15 giorni. Steve, ma sono certo che riuscirà. Se daremo questo esempio, tutte le altre tribù lo seguiranno. Dispongo subito per l'invio dei materiali. Lo dica Tecumseh. Gliel'ho già detto. Bene, siamo sulla buona strada. A metà strada. La cosa importante adesso è riuscire a sapere chi sono le spie qui a Binfen. Ha dei progetti in proposito? Voglio che sappiano che le sto cercando e lasciar loro la mossa. Tenteranno ad ucciderla. Potrebbe essere un modo di scoprire chi sono. Beh, auguri, Steve. Grazie. Dov'è suo padre, signorina? È nel suo ufficio, ma deve aspettare, sta parlando. Grazie. E da questo punto, chi è? Deming. Ce l'abbiamo fatta. Tecumseh e il profeta sono in lotta. Il profeta è stato bandito da Tippecanoe. Ci abbiamo messo del tempo, ma ci siamo riusciti. Sì. Però l'attacco al villaggio è fallito per colpa di Rudell. Rudell? Sì, Rudell è in paese, è uscito adesso dall'ufficio di Harrison e sta venendo qui. Verrà a trovare Laura. Rudell mi conosce. L'ho incontrato a Washington l'anno scorso, a un ricevimento all'ambasciata. Aspetti. Signorina, avrei 100 pelli d'elefante da vendere. D'elefante? Oh, Steve! Laura, che piacere. Oh, Steve, temevo che non saresti più tornato. Può passare dal magazzino delle pellicce, generale, a una porta sulla strada. Non posso più restare a Vincennes, se c'è Rudell. Se la sente di continuare da solo? Farò del mio meglio. Sei di gusti difficili, Laura. Lo sei sempre stata, fin da quando eri bambina. Ah, non temere. Quando troverò l'uomo che mi piace, lo sposerò. Le manderò istruzioni dal Canada. E dov'è tuo padre? È con dei clienti. Gli affari vanno benissimo. Ti vedrà con molto piacere. Andiamo da lui, vuoi? Andiamo. Opla. Papà? Carissimo Steve,
Che piacere rivederti qui. Parlavamo proprio di te l'altra sera. Ma sai che non sei cambiato affatto. Ti trovo bene. Come ai bei tempi, Laura? Steve, Laura e Tecumseh, te lo ricordi? Eravate gli amici inseparabili. E adesso guardalo. Stiamo invecchiando, Steve. Storie, forte come un leone. Alza da solo una pelle di daino col daino dentro. Ma dov'è il signor Benson? Ah, l'ho mandato io ora in magazzino per fargli vedere che cosa abbiamo. Che cosa le tengo a fare allora io, i campioni? Ah, senti, Laura, sei tu o sono io il padrone della ditta? Oh, stasera vieni a pranzo da noi, eh? Oh, sì, Steve. Metterò il vestito della festa. Bene, sediamoci e facciamo quattro chiacchiere. Ah, mi dispiace tanto, Shen, ma ho ancora parecchio da fare. Allora ci vediamo stasera, così ci dirai i tuoi progetti, eh? Certo. Bene, arrivederci più tardi, Steve. Arrivederci. Siamo intesi. Oggi ho visto Tecumseh, Laura. Non ha fatto che parlarmi di te. Sì, viene a Vincennes molto spesso. E tu perché sei tornato qui? Mi hanno mandato in missione. Oh. Aspetta un momento, voglio vedere che cosa fa il signor Bancroft. È strano. Se n'è andato. Deve essere passato da quell'altra porta. E gli è caduta la tabacchiera. HP. Sei sicura che sia di Bancroft? Ma ero stata in magazzino pochi minuti prima che tu arrivassi e non c'era allora. Questi fucili incrociati sono lo stemma dei granatieri inglesi. Lo sai dove sta? Alla locanda, perché? Questa tabacchiera può avere qualche interesse per la mia missione. Gli inglesi sono sempre informati delle nostre mosse. Lo conoscete da molto, Bancroft? No, è un nuovo cliente. Lo vorrei vedere. Posso riportargliela? Ti vuoi mettere nei guai? Ci sono ormai. C'è? Mi manda il padrone dell'albergo. Abbiamo trovato la sua tabacchiera. Rudel? Buongiorno, generale. Perché non ci ha avvisato che sarebbe venuto a Vincennes? L'avremmo ricevuto con gli onori militari. Che cosa vuole qui? Un gentiluomo inglese non può stare senza la sua tabacchiera. E questa poi le sarà particolarmente cara, dal momento che c'è sopra lo stemma di uno dei suoi reggimenti preferiti. Oh, grazie infinite. Mi scusi, ma ho veramente molta fretta. Un ufficiale straniero in abiti civili. Strano per un generale mettersi a fare la spia, non le pare? Non siamo in guerra, signor Rudel. Sono qui perché ho degli affari col signor McGregor. E di che genere si è lecito? Temo che sarò costretto ad accompagnarlo dal governatore, generale. Come vuole, non ho nessuna difficoltà. Molto bene, capitano. I cavalli sono pronti, bisogna far presto. Ero stato in relazione con lui prima di adesso. Chi poteva immaginare che fosse un ufficiale inglese quello? Non parlava altro che di pellicce e fra l'altro sembrava che se ne intendesse parecchio. Con chi sarà stato in contatto a Vincennes? Forse con quello che io non ho visto, che mi ha dato il colpo. Apparently Proctor's been using you and your business to cover up the real purpose of his visit. Potrebbe darsi. Sì, spero che tu non penserai che io... Ma non faresti una cosa simile a Laura. Figurati un po'. Io lo ripudierei. Beh, lo vado a dire subito a Harrison. Ci vediamo stasera.
È riuscito a scappare, Proctor? Sì, sì, è al sicuro. Ma Rudel... Sì, lo so. Quanto ci mette ad arrivare dal profeta? È sul posto dove dovranno piazzare il primo cannone. Un'ora, grosso modo, forse un po' di più. Parta immediatamente e gli dica di assalire la mia casa stasera. Cosa? Non sospetteranno un uomo la cui casa è stata assalita dal profeta. Rudel sarà a pranzo da me stasera e verrà ucciso mentre tenterà di difendere Laura e me. A che ora dovrà attaccare? E dica che farò un segnale dalla finestra con un lume, ma che stia attento a non torcere un capello a Laura. So quanto bene lei vuole a Rudel, ma purtroppo non possiamo fare diversamente. Lo ripeterò alla mia coscienza. Non perda tempo. È strano che Proctor si sia rischiato a venire qui personalmente. Deve trattarsi di qualcosa di eccezionale. Ho ricevuto poco fa un rapporto del nostro ufficio informazioni. Non mi sembrava importante finché lei non mi ha detto di Proctor. Ma adesso la cosa cambia aspetto. Il rapporto dice che molti pezzi d'artiglieria sono stati mandati a Fort Maldon e poi portati via. Portati via dal forte? Abbiamo cercato di sapere dove sono adesso, ma sembra che siano spariti. Stiamo sorvegliando tutte le vie di comunicazione e i fiumi. Scommetto che questi pezzi fanno parte del piano di Proctor. E non mi stupirei se fossero destinati all'indiano. Per questo Proctor era qui. Ho scritto al controspionaggio di raddoppiare la sorveglianza, ma chissà se c'è il tempo. Non si può prevedere quando scoppierà la guerra. Comunque è una traccia sulla quale posso lavorare. E pensare che la vittoria nostra degli inglesi potrebbe dipendere da una innocente tabacchiera. Niente di meglio di un porto per chiudere un buon pranzo. A vedere papà si direbbe che il pranzo fosse pesante. No, Laura, non è questo, mia cara. È che solo adesso capisco quanto siano importanti tutte queste cose. Una bella casa, il vino schietto e la compagnia di una brava figliuola. Troppo vino. Io capisco quel che vuol dire tuo padre. Nessuno vive più tranquillo oggigiorno. Siamo tutti troppo legati ai nostri principi politici e alle nostre ambizioni. E per le ambizioni si dà la vita. Beh, immagino che voi due avrete cose molto più interessanti da dirvi adesso. Buonanotte, Steve. Buonanotte, Shen. A domani. Domani? Ah, sì, sì, è vero, Adam. Buonanotte, cara. Buonanotte, papà. Sei stato lontano tanto tempo. Forse non sei più lo stesso per noi. Perché avrei dovuto cambiare? Oh, Steve. Tu sei partito da qui più di 2 anni fa. Perché non mi hai mai scritto? Ma... non lo so. Pensavo che a quest'ora tu fossi già sposata con Ticonsi. Diceva sempre che te lo avrebbe chiesto al momento opportuno. Il momento opportuno non è mai venuto. Per nessuno dei due. Tu sai che ti ama, vero? E la costruzione di questa nuova città rappresenta il momento opportuno. Gli indiani non seguiranno mai un capo che ha sposato una donna bianca. Stare a Tippecanoe durante la costruzione di questa città? La massima parte del tempo. Harrison manderà da qui un gruppo di operai e bisogna che ci sia qualcuno per prevenire incidenti tra loro e gli indiani. Gli inglesi creeranno certo incidenti e lo stesso farà il profeta. Perlomeno tenteranno, sta sicura. Se solo... Sì! Gli indiani! Vai a chiedere aiuto, io e tuo padre cercheremo di resistere. Shane! Li ho visti, Steve! Io li tengo a bada da quassù!
abbiamo visto il fuoco dal paese. Gli indiani hanno attaccato la casa. Li ho sistemati tutti quanti con quel baule. A momenti sistemavi anche me. Grazie, governatore. È arrivato giusto in tempo. Come vede, è utile tenere pronta una squadra armata. Sei salvo. Grazie a te. Oh, ringrazio papà. Se lui non avesse ammazzato uno di quegli indiani dalla finestra, non me la sarei scampata. E nemmeno tu, Steve, se non fosse stato per quel baule. Governatore, io non intendo fare accuse finché non avrò delle prove sicure. Io so quanto lei sia amico di McGregor, ma se Shane è colpevole e lei lo lascia andare, ne va della sua vita. Il profeta voleva distruggergli la casa. L'ha sentito Laura. Uno degli indiani l'ha ammazzato suo padre. Comunque possiamo verificare se è al servizio degli inglesi o no. E come? Lei ingaggia dei bianchi per costruire la città di Tippecanoe. Dovrebbe prendere qualcuno degli uomini di McGregor, specialmente un certo Deming. Ma potrebbero compromettere la riuscita del progetto. Saranno sorvegliati giorno e notte. E se tenteranno qualcosa, vuol dire che siamo sulla buona strada. Ah, va bene, Steve. Farò a suo modo. Potere doveva aumentare. È invece il potere di mio fratello che cresce ogni giorno. La città di Tippecanoe è quasi finita. Che cosa intendete fare? Intendiamo lasciargliela finire. C'è Deming là. E ci ha fatto sapere che quando la città sarà finita, Tecumseh andrà nel sud dell'Indiana per dare la notizia. Appena partito, tu diventerai il capo di Tippecanoe e di tutte le tribù del territorio. Ma Harrison manderà le sue truppe ad attaccarmi. È probabile. Però Harrison non sa che sulle colline ci sono i nostri cannoni, pronti a fare a pezzi i suoi soldati. E non sa che i tuoi uomini sono armati con armi da fuoco. Quei carri sono tutti carichi di armi e munizioni per voi. Ma questo significherà la guerra fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti? I bambini non hanno discernimento. Ci vuole la guerra perché gli Stati Uniti capiscono che non possono fare a meno della loro madre patria, l'Inghilterra. Allora sei d'accordo con noi? Gli americani devono pagare il mio occhio. Accetto il vostro piano, amici. Tecumseh. Signor Rudell, Deming e altri due se ne sono andati. Ma con i cavalli? Sì, due minuti fa. Credono che non ce ne siamo accorti. Da che parte andavano? Per tre vie diverse, su per le colline. E Deming? In direzione della Roccia Bianca. Su, andiamo. Thank you.
Lasciamolo andare avanti, così vedremo dove va. Deve essere sceso. Sarà meglio lasciare i cavalli qui. Troverà le distanze e i bersagli assegnati al suo pezzo, tenente. Tutti gli altri pezzi hanno già avuto un appunto simile. Non si sa approssimativamente in che giorno sarà l'attacco. Finora no, ma lo saprà per tempo. E non cerchi di mettersi a contatto con noi, è troppo rischioso al momento attuale. Sì, signore. La città di Tippecanoe simbolizzerà la cordiale intesa e i sentimenti di amicizia che d'ora in avanti regoleranno tutti i rapporti tra i nostri popoli. E ora la parola a chi ne ha reso possibile la realizzazione, il nostro Tecumseh, capo degli Shawnee. Fratelli bianchi, sudditi delle mie tribù, quello che voi vedete vi dirà molto di più delle mie parole. Oggi io parto per il sud, per dare alle tribù la buona notizia e per indurre i nostri fratelli a fare come abbiamo fatto noi. Dovunque io andrò, farò conoscere a tutti la generosità degli Stati Uniti. Possano le nostre volontà tenere lontana la guerra dall'America e concederci una pace duratura. Profeta. Tecumseh è partito da Tippecanoe da una settimana. È tempo d'agire. Beh, cosa ha intenzione di fare? Incominciare le scorrerie. Avanti. Un'altra incursione? Peggio. Non solo il profeta ha messo a fuoco tutte le fattorie isolate e ucciso molta gente, ma ora è entrato a Tippecanoe e si è proclamato capo. Hanno aspettato che Tecumseh si partisse per costringerci ad attaccarli e quindi schiacciare le nostre truppe con i loro cannoni. Ci vorrebbero dei mesi per scoprire tutte le postazioni dei cannoni. Governatore, faccia correre la voce che le nostre truppe domattina andranno a Tippecanoe per attaccare il profeta. Come? Faccia requisire tutti i carri e che siano pronti a partire all'alba. Ma Steve! Le spiego il mio piano in due parole. Parla d'altro. Tutti gli uomini validi sono stati mobilitati.
Stanotte mandi a dire alle batterie di tenersi pronte e si assicuri che il profeta distribuisca le armi ai suoi guerrieri. Speriamo che almeno questa volta non ci metta lo zampino a Rudel. Finché sarà vivo, questo pericolo sussisterà sempre. I portaordini hanno molta strada da fare. Li faccia partire al più presto. Steve, io ho paura. Il profeta non è uno stupido. Non vi avrebbe costretto ad attaccarlo se non fosse già pronto a ricevervi. Purtroppo non c'è altro da fare, Laura. Altrimenti il territorio dell'Indiana è perso per gli Stati Uniti. Ho mandato a chiamare Tecumseh, ma non può arrivare in tempo. Lui solo avrebbe potuto lanciare i suoi guerrieri contro il profeta. Invece così? Beh, ci dobbiamo pensare noi. Non c'è altra via d'uscita. Oh, Steve, ho tanta paura. Laura, io ho una missione da compiere. E dopo di ciò, ritornerò a Washington. Hai paura che se resti qui, Tecumseh possa soffrire accorgendosi che tu mi ami? Laura, lasciami finire. Io amo te. Non Tecumseh. E non sposerò mai altro uomo che te. Sta sicuro. Cosa stiamo aspettando? Perché non partiamo? Fra pochi minuti lo saprete anche voi. Dove sono i carri coi quali si doveva trasportare la truppa? Sono l'avanguardia della formazione, Barker. Tutte queste parole tecniche mi sembrano inutili. Infatti, McGregor, e sono dirette a noi. E lei lo sapeva? Sì, ma non sapeva dove erano i cannoni. Adesso lo so. Tra poche ore, signori, potremo continuare la nostra marcia. Sono fantocci quelli sui carri. I soldati veri vengono su per la collina, voltati i pezzi. Tutti? Speriamo. Tutti quelli che ho visto li ho messi. Sono 15 finora. Andate ai vostri posti che attacchiamo. Thank you.
Beh, che cosa ha risposto il profeta? Acconsente ad arrendersi? Vuole 24 ore per pensarci su. 24 ore? Sì, vuole guadagnare tempo. Crede che possa attaccarci di sorpresa? C'è aria infida in giro. Se McGregor si è offerto come volontario c'è una ragione. Resterò sveglio stanotte. Questa volta è finita, Shane. Lascia stare la pistola. Adesso verrai con me a parlare con il governatore. Ma cosa ti prende? Che cosa immagini, Steve? Non ci sono dubbi che tu andavi a Tippecanoe. Oh, ma che sciocchezza! Io stavo andando... Queste informazioni sarebbero bastate a farci massacrare tutti. Steve, io ho sempre avuto un grande affetto per te. Purtroppo noi serviamo due bandiere diverse. Eppure tu devi promettermi una cosa. Di pensare a Laura al posto mio. Abbiamo deciso di sposarci. Davvero? Sono contento. Non credo che io potrò essere presente alla cerimonia, ma... vi auguro lo stesso tutta la felicità che vi meritate. Perdonami, Steve. Sei certo che sia lui? Così questi scemi hanno ammazzato McGregor e rivelato agli americani che avete i fucili.
Il successo dipendeva dalla loro sorpresa quando ci avessero attaccati. Adesso non resta che attaccare per primi. Wachusha! Sono fermati. Adesso attaccano. Batti adunata! Tutti alle barricate! Caricate i pezzi!
detto, alla città, nessuno la dovrà avere. Questa è la fine di Tipicanù, Steve. La fine di molte cose. E la fine del sogno di Tecumseh. Sapevo che eri qui. Ho sentito di tuo padre. Povero papà. Steve mi ha detto che è morto da eroe battendosi contro il profeta. Mi dispiace, Laura. Mi voleva tanto bene. Vieni via con noi, Tecumseh. Harrison ti sta aspettando. Gli scioni se ne sono andati a nord. Devo seguire la mia gente. Ma tu appartieni anche a noi, Tecumseh. Qualunque cosa ci accada, tu sarai sempre il mio fratello. Ma per me è finita quando è finita Tipicanù. Perché questa è la tomba di tutto il popolo indiano. Addio, Laura.